nasce da un'idea condivisa tra chirurghi ortopedici e maxillofacciali che ogni giorno lavorano sull'apparato muscolo-scheletrico, il corso organizzato dalla Clinica Salus di Battipaglia sul tema innovazioni biologiche e tecnologiche in ortopedia ed in chirurgia maxillofacciale. Rivolto a 100 medici chirurghi di tutte le discipline ed odontoiatri, il convegno è stato suddiviso in due parti. La prima parte era incentrata sulla biologia ossea e sulle nuove tecnologie per la chirurgia computer assistita. La seconda parte ha coinvolto le diverse figure professionali per rispondere ai quesiti posti, dalla gestione del caso clinico alle complicanze fino alla riabilitazione del paziente. Questa iniziativa nasce nel 2006 grazie a un rapporto di collaborazione con il dottor Luigi Russo e con Don Antonio Trafrancesco. Allora io iniziavo a frequentare il reparto di ortopedia, ma è più un cambio di sala operatorie, e la mia curiosità mi ha portato ad approcciare, a entrare in sala e a vedere un po' l'ortopedia, e vedevo che alcune cose erano molto similari. Da allora abbiamo iniziato a fare uno scambio di informazioni che poi si è trasformato in una formazione reciproca, e i colleghi molto entusiasti, molto appassionati, io anche altrettanto. Alla fine c'è stato uno scambio talmente profondo fondo di informazioni che ci portava a andare a congressi insieme, quindi di creare un qualcosa insieme. Quindi è nato un vero e proprio progetto? Sì, è nato un progetto digitale per alcuni versi, legato molto al computer. Questo negli anni ci ha permesso di essere molto più accurati, molto più precisi, quindi di fare un certo numero, ma anche importante. E io dall'altra parte, da chirurgo maxillofacciale e collaborando con delle multinazionali, essendo un appassionato di tecnologia, cosa facevo? Non facevo altro che lavorare con diversi dispositivi di fresaggio, di valutazione della stabilità implantare nell'osso, la qualità dell'osso. E tutto questo mi ha permesso di tradurre quelle sensazioni che prima erano legate semplicemente alla radiografia di controllo in qualcosa di tangibile, che è il numero. E il numero mi ha permesso di far sì che numero dopo numero, una raccolta di dati, potessi poi io aumentare il mio bagaglio di informazioni e così aumentare la mia sensibilità in sala operatoria. Questo cosa, il vantaggio maggiore qual è stato? Quello di essere sì più accurato, ma anche di prevenire ancora più velocemente le complicanze e nel saperle gestire. Ma prevenire già le complicanze è già tanto, perché lavorando con queste tecnologie ho avuto modo di scoprire come la vitamina D fosse così importante. Valutazione, anche noi in un paese così soleggiato tutti pensiamo se andiamo al mare basta esporsi le mani, il volto al sole, non basta, essendo un ormone endogeno tutto il corpo va esposto al sole. Poi alcuni paesi come l'America, alcuni paesi come la Svezia, dove il sole non c'è sempre, lì poi ipovitaminosi ce n'è tantissimo di D, e tutto questo si è visto come questa vitamina D è importante nei meccanismi di immunoregolazione. E al di là del discorso legato anche alla sclerosi multipla, al discorso ginecologico, è fondamentale per tutto, e ancora di più nel discorso metabolico, del metabolismo osseo. E da questo poi, lavorando con, come dicevo prima, con altre multinazionali, si è aperto un discorso digitale a 360 gradi, ossia mettere più tecnologie, che può, alcune derivanti dalla TAC o dalla risonanza, le ricostruzioni 3D, il discorso della chirurgia computer assistita o in modo statico con delle dime o in modo dinamico con il navigatore, non ha fatto altro che stimolare ancora di più il mio interesse per la mia branca. Oggi è possibile in sala operatoria eseguire alcuni interventi utilizzando la metodica della computer navigata, che permette di impiantare le componenti in maniera estremamente precisa. Innanzitutto la computer navigata è una metodica che noi utilizziamo da diverso tempo e abbiamo la possibilità di valutare con un feedback visivo la perfetta angolatura delle resezioni sul femore e sulla tibia, tale da realizzare un impianto sicuramente più stabile, più longevo che non nella normale manualità ortopedica. La computer navigata viene utilizzata esclusivamente sul femore e la tibia? Diciamo che noi utilizziamo sia sulla protesica di ginocchio che sulla protesica d'anca, si stanno sviluppando anche altri tipi di possibilità nella chirurgia, nella neurochirurgia, però noi ci limitiamo a questa protesica perché sono le due chirurgie che hanno più bisogno di un impianto stabile.
Quali sono i benefici? I benefici sicuramente è quello di creare un costrutto con una biomeccanica fluida che non abbia possibilità di creare impingement tra le due componenti e quindi sicuramente più duratura. Siccome il paziente oggi è molto più esigente, il nostro paziente è anche un quarantenne, abbiamo la possibilità di impiantare qualcosa di molto più duraturo. Dopo l'intervento che cosa accade? C'è bisogno di una riabilitazione per questo tipo di paziente? Una minima riabilitazione, però tutto è in discesa perché appunto è già predetto che quella protesi lavorerà immediatamente grazie a proprio dei test che noi facciamo prima di suturare la cute. Si parla molto anche di cellule staminali mesenchimali, una nuova frontiera della medicina con campi di applicazione molto ampi, in quanto queste cellule possono essere applicate in molte branche mediche per la cura di patologie significative, sia neurodegenerative che autoimmunitarie. Per quanto riguarda l'ortopedia in senso stretto, queste cellule mesenchimali staminali vengono applicate per la cura dell'artrosi in fase medio e avanzata, quindi noi andiamo a prelevare un tessuto adiposo sottocutaneo con una piccola liposuzione, estraiamo quelle che sono le cellule staminali stromali mesenchimali e le applichiamo in loco dove vogliamo la rigenerazione, quindi uno stimolo cellulare biologico per la ricostruzione del tessuto, e questa è una frontiera importantissima. I risultati quali sono? I risultati sono ancora in fase preliminare, infatti è nostro compito anche non creare delle aspettative miracolistiche, siamo in una fase preliminare di raccolta dati, noi eseguiamo questa procedura da circa un anno e sperimentata su 100 pazienti e i risultati preliminari sono molto incoraggianti, ma i dati in raccolta. Qual è il paziente ideale? Il paziente ideale è un paziente di mezza età, cinquantenne, con iniziali problemi artrosici, quindi comincia la sintomatologia clinica, ma con un potenziale rigenerativo, quindi preleviamo le cellule e le impiantiamo nella zona da rigenerare. Ogni paziente segue un percorso diagnostico-terapeutico ben preciso che per essere valido a tutti gli effetti necessita, come ci ha spiegato il dottore Luca Calabrese, di un'integrazione con il territorio. È necessario cambiare un po' la modalità organizzativa di questo percorso, perché è un percorso che invece richiede l'integrazione col territorio, è un percorso che nasce nel territorio, si realizza nella parte operativa, specialistica, nell'ospedale, ma è necessario che poi ritorni nel territorio, nella parte riabilitativa. Per cui oggi i modelli organizzativi devono essere un attimo rivoluzionati in maniera tale da creare un'unità di azione che mette insieme tutte le forze operative provinciali, per esempio, per avere l'unico obiettivo nel realizzare questo percorso unico. Per cui è fondamentale il dialogo fra i vari enti, il dialogo fra le organizzazioni anche periferiche, è fondamentale l'integrazione fra strutture private e strutture convenzionate affinché tutti abbiano un unico obiettivo in un unico percorso. Lei in particolare nella sua relazione qui al convegno della Clinica Salus ha parlato del lembo periostale, che cos'è dottore? Parlo del lembo periostiale perché è un modello per sottolineare come in questo percorso ideale che ho descritto è fondamentale anche inserire due elementi che sono quelli della formazione e quelli della ricerca. L'embo di periosti è un esempio in cui si riesce a realizzare una ricostruzione ossea senza osso, non entro in merito degli aspetti tecnici specifici della ricerca, ma è fondamentale sottolineare come l'attività clinica non può prescindere dall'attività di ricerca, perché il futuro deve vedere integrati questi aspetti. Per cui sottolineerò questi ambiti di ricerca affinché essi siano realizzati nella pratica clinica quotidiana e che siano parte corposa di un percorso ideale diagnostico-terapeutico per il paziente. Fondamentale diventa soprattutto creare un lavoro interdisciplinare, collaborare tra le varie branche mediche e chirurgiche. Lei sa che la comunità europea già si sta muovendo sul discorso delle reti e si dovrebbero fare sia a livello nazionale che a livello internazionale, però arrivando e scendendo nel nostro piccolo naturalmente è molto importante che in ogni azienda sanitaria ci sia possibilità di dialogo tra
tra tutti gli operatori, proprio per scambiarsi, come avviene in questo piccolo convegno che è stato organizzato questa mattina, uno scambio interdisciplinare tra due discipline apparentemente diverse, il maxillofacciale e l'ortopedia, ma che invece hanno tanti punti in comune. Noi poi come casa di cura crediamo molto alla collaborazione pubblico-privato, che purtroppo nella nostra regione rimane ancora una parola. Altre regioni lo hanno realizzato, non c'è più problema tra ciò che è pubblico e ciò che è privato accreditato, perché poi il privato accreditato svolge una funzione di carattere pubblico, però qui pare che queste cose siano ancora difficili e complicate.